Ma se qualcuno si presentasse nello studio di qualche amico tatuatore o collega tatuatore, magari con delle macchinette, con una refurtiva, almeno sa insomma da dove vengono e magari possono denunciare o magari chiamare anche me direttamente per poi, chissà, magari riportarle. Questo è l'appello lanciato da un giovane tatuatore aretino. La speranza è quella di poter ritrovare gli attrezzi del mestiere dopo un colpo subito all'interno del proprio studio a Capolona. Ci troviamo in provincia di Arezzo. Il furto è stato messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì. Per entrare all'interno del locale, i malviventi hanno sfondato la porta sul retro. Hanno provato prima con un trapano, hanno forato qui la serratura. Poi hanno visto che non ce la facevano entrare in quella maniera. Si erano probabilmente attrezzati di mazzolo, perché comunque erano già stati qua un 4-5 mesi fa. Una volta entrati, i ladri hanno fatto razzia di macchinette, spariti inoltre anche un computer portatile ed un tablet. Hanno portato via il computer che era là sopra, il portatile. Poi hanno portato via l'iPad che era nell'altra stanza e poi tornando indietro probabilmente hanno aperto qui il mobile dove tengo le macchinette, hanno aperto il primo cassetto, c'era una ventina di macchinette, si sono secondo me riempite le tasche con le prime che hanno trovato. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Pensi che se alla fine entrano dentro per mettere su 200 euro così, se siamo arrivati a questi livelli, effettivamente dubito che nessuno insomma si può sentire più al sicuro.